Grazie Presidente. Allora, prima di tutto voglio dire che su questo argomento si è mobilitato tutto un municipio, tutto un quartiere, tanto che ascoltando le voci del territorio il Consiglio del Municipio Nono ha tenuto un consiglio tematico dove è stato redatto, su un atto portato dalla maggioranza, è stato redatto un nuovo atto con delle modifiche per accettare chiaramente le proposte, le modifiche delle opposizioni di centrodestra e centrosinistra. Quindi ci tengo a dire che in consiglio del municipio Nono è stato votato un atto trasversale, cioè firmato e ottenuto dall'incontro di tutte le forze politiche, firmato da tutte le forze politiche, e io vorrei fare questo in quest'Aula. Quindi raccolgo l'invito del consigliere Di Priamo sul fatto che oggi noi dobbiamo sostenere quest'atto. Però è chiaro, quindi lo accolgo favorevolmente, però io chiedo al consigliere Di Priamo delle modifiche, perché chiaramente, essendo stato un consiglio tematico anche molto vissuto, molto importante, è chiaro che i consiglieri del municipio tutti hanno studiato e mi hanno appunto fatto rilevare dei piccoli errori che possiamo togliere insieme al consigliere Di Priamo. Innanzitutto comunque vorrei dire che questa questione di questa discarica che sta nascendo a Vallerano non è di competenza di Roma Capitale. Purtroppo c'è stata un'autorizzazione della via da parte della Regione Lazio ed è importante che io aggiunga che il Dipartimento Urbanistica, il Dipartimento Ambiente, nell'ambito del procedimento che appunto è in atto, hanno portato tutti i pareri negativi. Quindi abbiamo pareri negativi del Dipartimento Urbanistica, pareri negativi da parte del Dipartimento Ambiente. Questo già fa capire come il Roma Capitale sia contrario. In più, l'atto votato dal Consiglio del Municipio Nono ha portato alla dichiarazione da parte del Presidente di contrarietà della realizzazione di questa discarica sul territorio. E allora io chiedo al consigliere Di Priamo di portare delle modifiche, non so in che modo lo potremmo fare, facendo in modo di far esprimere alla sindaca e a tutta la giunta anche qui la contrarietà a questa realizzazione di questo impianto a Valleranello. E di più aggiungo una parte, sempre se il consigliere Di Priamo è d'accordo, per fare in modo che la sindaca si attivi verso la Regione Lazio in modo forte, però, per richiedere al Presidente della Regione Lazio proprio l'annullamento o la revoca in autotutela di questo provvedimento amministrativo che, ripeto, ha già visto la contrarietà dei due dipartimenti più importanti di Roma Capitale. Quindi chiedo, Presidente, una piccola sospensione per concordare queste cose con i proponenti. Grazie.